Fabio di Giannantonio, che mito! Ecco, oggi voglio dedicare l'approfondimento a Fabio di Giannantonio. Fabio di Giannantonio è un pilota che quando è arrivato al mondiale era un ragazzino con il quale avevo pochissimo da condividere. Non avevo un grandissimo rapporto con Fabio di Giannantonio, era uno che andava forte. Poi ha vinto dei Gran Premi Moto 3, ha vinto dei Gran Premi Moto 2, ma io non l'ho mai considerato come un pilota di livello mondiale. Sbagliavo e sono contento di essermi sbagliato, ma mi sbagliavo anche dal punto di vista umano. Ecco, io non credevo che Fabio Di Giannantonio fosse un ragazzo di spessore, avevo pochissimo da condividere. Poi, quando è arrivato in MotoGP, come purtroppo avviene spesso, negli ultimi anni i piloti della MotoGP li consideriamo in una maniera differente rispetto ai piloti della Moto3 e della Moto2. Ho cominciato a conoscerlo meglio, ho cominciato a capirlo meglio, ma continuavo a pensare che non sarebbe stato all'altezza dei migliori piloti della MotoGP. Poi sappiamo benissimo quello che è successo nel 2023, da metà stagione in poi, fino a quella incredibile vittoria del Qatar. Fabio Di Giannantonio, comunque ancora in Qatar, era un pilota disoccupato. Ecco, oggi sa che nel 2025 avrà la Ducati GP25 ufficiale del team VR46, promosso a tutti gli effetti come squadra satellite di riferimento della casa di Borgo Panigale. Ecco, un cambiamento pazzesco rispetto all'anno scorso, ma anche quando lui è arrivato nel team VR46, ci è arrivato quasi, come dire, quasi per caso. Quasi perché non c'era una vera alternativa. Allora il team VR46 avrebbe voluto prendere Fermín Aldeguer. Tra l'altro lo potete ascoltare nel podcast a lui dedicato. Fermín Aldeguer conferma questa cosa, conferma la sua trattativa con il team VR46. Poi quella trattativa non è andata in porto perché Fermín Aldeguer aveva un contratto con Luca Boscoscuro e Boscoscuro ha convinto il pilota a rimanere. Ecco, allora a quel punto il team di Valentino Rossi ha dovuto in qualche maniera, ha dovuto, è stato costretto, è stato obbligato a puntare su Fabio Di Giannantonio. Sembrava un ripiego. Ecco, invece Fabio è riuscito a conquistare tutto il team VR46. L'ha conquistato non soltanto per il suo modo di lavorare, per la sua positività, per le sue prestazioni, per le sue velocità, che comunque sono gli aspetti fondamentali per un pilota, ma li ha conquistati anche con il suo modo di fare. Fabio Di Giannantonio è un ragazzo che in questo momento da un po' di tempo viene apprezzato da tutto il paddock per il suo modo di fare, per come si comporta, per quello che dice, per la sua capacità di analisi, per la sua bravura nel non cercare mai scuse. Ecco, viene apprezzato da tutti, non soltanto da noi italiani, ma tutti quanti nel paddock apprezzano Fabio Di Giannantonio. Ecco, io credo che sia giusto sottolineare questo aspetto. Ripeto, Fabio Di Giannantonio è un pilota che va fortissimo, ma è un pilota che è stato capace di portare il pubblico dalla sua parte. Sentiamo cosa dice Fabio a questo proposito. Provo a fare il massimo io, poi dopo ovviamente è sempre apprezzatissimo avere il supporto della gente, no? Al VTV sono rimasto senza parole perché c'era veramente tanto tifo e fuori al mio box c'era tanta gente che mi chiamava, che voleva una foto, che è una cosa un po' nuova, no? Così tanta gente. Vuol dire dai che stiamo entrando, come hai detto tu, forse nel cuore degli appassionati e quindi è una cosa bella. Ecco, un Fabio Di Giannantonio che quasi si commuove quando sottolinea questo aspetto. È quasi incredulo anche lui. Non avevo mai visto così tanta gente fuori dal mio box. Ecco, è un qualcosa che si merita, è un qualcosa che lui si è conquistato con la correttezza, con la velocità, con la positività. È un qualcosa che ha portato Fabio Di Giannantonio tra i grandi della MotoGP e va anche forte, ripeto, questo è l'aspetto poi principale. Vediamo, sentiamo cosa ha detto riguardo alle prove di oggi.
Sì, è stata un'ottima giornata, era importante secondo me iniziare a un gran livello e siamo molto veloci, ci manca sempre qualcosina per essere super veloci come i primi, però perché stiamo veramente spremendo al massimo la moto e per girare così forte devi girare veramente al limite, anche se non sembra, perché quando mi guardo sembra che, io dico sempre, sembra che vado al bar perché sono troppo pulito, però in realtà sto veramente spingendo tanto, devi guidare al limite, e però abbiamo fatto un bel lavoro, sulla costanza di gara andiamo forte. Sul tempo sul giro siamo stati bravi, quindi oggi l'obiettivo è stato centrato, siamo in Q2 e siamo stati bravi. Ecco, io non so se nella sprint, in gara, finalmente Fabio Di Giannantonio riuscirà a conquistare quel podio che per il momento ha visto anche da lontano, obiettivamente. C'è sempre stato qualcosa che andava male, soprattutto Fabio Di Giannantonio fa fatica in partenza, quindi vedremo cosa farà nei primi giri della sprint della gara, ma secondo me è giusto sottolineare questo grande cambiamento di Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio un mito, vabbè, esagero, adesso esagero, però ragazzi, qui Barrichin con la Suzuki, siamo nella leggenda. E questa è la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo Zan, vorrei sapere la vostra opinione.